L'ultima edizione riprende il viaggio dopo la composita vernice della mattinata. Mattinata che ha colto alcuni dei temi fondamentali, come la salvaguardia del mare, la tutela, l'inquinamento. Ed è in certo modo un tema che andremo anche a riprendere per questo nuovo incontro, e lo faremo con Eva Zucker, rappresentante del Europe Direct del Comune di Trieste. Esattamente, ecco, grazie. Ecco, quindi salvaguardiamo il nostro mare, quindi già il titolo ci porta all'interno di una di quello che non è un progetto, ma che è una missione universale, diciamo. Eva, prego, raccontiamo un po' la genesi e poi abbiamo anche il contributo di immagini. Tantissime, e questo conta, ma non valgono più delle parole a volte. Prego, Eva. Grazie Francesco. E come ha detto già Francesco, faccio parte appunto di un team che lavora presso Europe Direct Center e, da quasi 10 anni. È effettivamente una missione, perché ormai i temi trattati dall'Unione Europea sono i temi che noi manteniamo vivi e per i quali combattiamo ogni giorno, perché la Commissione Europea e l'Unione Europea, con tutte le sue regole, direttive, eccetera, ci complica la vita molte volte, ma anche ci garantisce delle opportunità e dei diritti. In questo caso anche qualche tutela per l'ambiente. Io partirei già con capire un attimino che cos'è questo Europe Direct. Quando è nato, Eva? Allora, Europe Direct è una rete europea, è il canale di comunicazione della Commissione Europea verso i cittadini, e il contrario. Anche i cittadini possono dialogare con la Commissione Europea attraverso alcuni strumenti. Uno tra gli ultimi è stato il futuro dell'Europa, dove una piattaforma raccoglieva le impressioni di giovani di tutta l'Europa, appunto. Comunque la rete è nata nel 1999 a livello europeo. A Trieste è nata esattamente quando è nata la rete. Non è un ufficio permanente, è un ufficio che viene gestito solamente se si vince o si passa appunto una selezione. Non è un vero bando, è proprio una selezione. E Trieste, il comune di Trieste, la vince praticamente dal 1999. Siamo un centro di quelli più storici che sono nella rete italiana. Oggi la rete italiana, che è rappresentata dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, ce ne sono due, una in Italia e a Roma, a Roma e una a Milano, quella di Roma è la rappresentanza che proprio ci dà le indicazioni sulle missioni che dobbiamo compiere, che sono prevalentemente quelle appunto di informare i cittadini di che cosa? Di tutto quello che è in quel momento necessario, come è stata la campagna per esempio contro l'astensionismo del voto. Abbiamo organizzato degli eventi, ma non per consigliare ovviamente per chi votare, ma per stimolare a votare, per essere protagonisti del futuro. Partecipazione. La partecipazione, ovviamente. Come vedete, sono 438 centri in Unione Europea. È importante questo perché un cittadino europeo che si trova in qualunque stato, qualunque membro dell'Unione Europea, può recarsi presso un centro Europe Direct e ottenere informazioni, e se dovesse aver bisogno c'è anche un numero verde che è disponibile in 24 lingue, le lingue ufficiali dell'Unione Europea. A livello locale ci siamo invece noi, non solo per Trieste ma per tutto il Friuli Venezia Giulia, assieme a Europe Direct Carnia, che è un centro Europe Direct istituito con questa selezione del 21-25, che è l'ultima. Come vedete, ho voluto mettere la foto del nostro sindaco e dell'allora assessore Giorgi, che ha inaugurato la nuova generazione di Europe Direct, perché nel 2021 è stato un po' rifatto tutto, anche il look dell'emblema di Europe Direct. Lo cito velocemente: Europe Direct, ovviamente cofinanziato dall'Unione Europea, e riceve anche un contributo della regione Friuli Venezia Giulia per offrire un servizio che è quello dell'agenzia Eurodesk, che è l'agenzia di Erasmus+, che è un programma europeo, lo
conosceranno i giovani, ma anche gli adulti dovrebbero conoscerlo, perché è riservato alle persone non che vogliono studiare soltanto, quello è Erasmus, ma che vogliono spostarsi in tutta l'Unione Europea per tirocini, per esperienze lavorative e anche per fare periodi di volontariato, come il Corpo Europeo di Solidarietà. Ma questo è un altro argomento. Oggi noi affrontiamo il mare, quindi posso solo farvi capire, diciamo in generale, quello che fa il centro Europe Direct. Se il collega mi mette il video gentilmente, doveva funzionare con il link, però non funziona, quindi abbiamo il livello manuale, che è sempre la parte. In Italia ci sono 46 centri Europe Direct, il tuo punto di contatto con l'Europa sul territorio. Che facciamo? Diamo informazioni sui programmi di mobilità per chi vuole studiare in un altro Stato membro dell'Unione Europea, ma anche per chi vuole lavorare in Unione Europea e non sa come fare. In quel caso suggeriamo gli strumenti da usare per la ricerca. E per chi vuole realizzare un progetto sul territorio può rivolgersi a noi per capire come accedere ai fondi europei. E inoltre abbiamo tutte le informazioni per chi volesse saperne di più su diritti e cittadinanza europea. E per insegnanti e studenti? Anche per loro ci sono moltissime iniziative. I vantaggi di essere cittadini europei sono davvero tanti. Per questo collaboriamo con Media Social Media e organizziamo attività di informazione e formazione sul territorio per far conoscere a tutti le opportunità che offre l'Unione Europea. Centri Europe Direct, vicini, ovunque. Benissimo, ovunque, proprio perché, come vi dicevo, potete raggiungere telefonicamente qualsiasi centro Europe Direct dell'Unione Europea. Erano tutti colleghi, tanto per sottolineare, colleghi di Europe Direct, Siena e qualche altro centro che ora non mi ricordo, siamo tanti, quindi non sempre mi ricordo le provenienze, ma ci riuniamo almeno una volta all'anno per fare il punto della situazione assieme alla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, che ci definisce appunto un attimino quali sono le missioni per il prossimo anno, ecco. Allora, ho voluto mettere questa serie di foto per capire perché siamo qua. Noi siamo qui perché la rete italiana Europe Direct ha voluto, su volontà di alcuni centri, dare vita a un progetto che si chiama Un Mare di Centri. Io ovviamente ero tra questi centri interessati. Perché? Perché l'idea era di mettere insieme tutti i centri che hanno a che fare appunto con il mare. Prossimamente verranno anche aggiunti quelli... Ho fatto io qualcosa? Cioè, non so, c'è il dito che si sposta da solo. Ho anticipato qualcosa. Proprio. Sì, eccolo qua, torna là. E questo nostro progetto verrà allargato adesso anche a chi in realtà si trova appunto in una situazione dove ci sono laghi, fiumi. In realtà il progetto si è allargato perché i colleghi hanno voluto partecipare con noi a queste iniziative, perché in realtà non è che si deve solo salvaguardare il mare, ma le acque in generale. E tra l'altro si considera anche, non diciamo geograficamente un insieme di oceani, ma un unico oceano. Molte volte parlano solo di un oceano quando parlano delle questioni ambientali. Da chi è gestito questo progetto? È gestito dalla rappresentanza in Italia, grazie a noi che siamo i comunicatori, assieme alla Direzione Generale degli Affari Marittimi e della Pesca, che è quella che dà praticamente, come sapete, le direttive, le indicazioni. Quel logo che vedete lì, European Maritime Day, è una iniziativa della Digimare che vuole mettere in risalto tutti gli eventi che vengono organizzati in tutta Europa e anche fuori a volte, appunto per sensibilizzare i cittadini a rispettare l'ambiente, soprattutto il mare. Vengono racchiusi in un database e anche in una mappa interattiva, e ci siamo anche noi quest'anno, grazie appunto a questa collaborazione che è nata assieme a Mare Nord-Est, e credo che continuerà anche per loro la possibilità di certificare il loro evento anche il prossimo anno, perché non è che si viene accolti indistintamente, fanno sempre una selezione, no? Quindi speriamo di esserci anche il prossimo anno.
c'è il comunque l'European Maritime Day è partito da un'altra iniziativa, che è quella di ricordare la giornata del mare attraverso a degli incontri, a degli workshop che vengono svolti in città diverse ogni anno e che quest'anno si è svolto poco fa in maggio in Danimarca. Quindi passiamo alla prossima. No, sono indietro perché io ho... Sindaco e Giorgi in azione. Li abbiamo visti, tornerà forse, forse tornerà. Eccoci qua. Ecco qui. Dunque, dovrò andare veloce, mi sa, perché se no non riusciamo a stare nel tempo. Ditemi voi quando manca circa 5 minuti, perché sennò io vado avanti. Fermo io. Ok, bravissimo, grazie. Allora, ho voluto fare questa slide per dare una visione generale di che cosa significa rispettare l'ambiente tramite appunto direttive, tramite finanziamenti e tramite anche l'aiuto di noi stessi, dei cittadini, perché se non attuiamo le iniziative dell'Unione Europea rischiamo che tutto rimanga vago. Quindi riprendendo la priorità del Green Deal, che come sapete benissimo è un piano che ha emanato la Commissione Europea, quelli che ho indicato sono due obiettivi che tutti conoscono, no? Diminuire i gas serra almeno al 55% rispetto al 1990 e arrivare a zero emissioni, quindi a una neutralità climatica, essere il primo continente ad avere emissioni zero. Non so se ce la faremo mai, ma... L'idea è quella. Bisogna però puntare sempre per arrivare magari a tre quarti, però puntare in alto, dicono. Ho voluto mettere così una sintesi, i tre macro finanziamenti, dove si possono andare a recuperare i sostegni finanziari per i progetti. Poi ci sono dei programmi un po' più diciamo piccolini, per modo di dire, ma si tratta sempre di milioni di euro, per esempio Life sulla biodiversità o il nuovo Bauhaus europeo, che magari uno pensa che è una cosa che riguarda soltanto magari le costruzioni delle case o degli edifici, ma in realtà il Bauhaus europeo viene inteso come costruzione, ma sempre in maniera sostenibile e in armonia con l'ambiente. Quindi è chiaro che devono attuare anche lì delle direttive che si sposino bene con le nuove costruzioni. Ho voluto anche mettere che cosa il nostro territorio, che cosa riceve, che cosa offre anche, perché alla fine sono tutte cose belle questi grandi fondi europei, ma sembrano irraggiungibili. Invece se andiamo proprio in regione, troviamo non un ufficio, ma proprio un dipartimento che si occupa proprio di questo, di erogare fondi nazionali ed europei, quindi facendo progetti europei. Facciamo un applauso a Eva perché ha parlato benissimo. Ecco. Voglio fare un passo indietro, sì, prima di tornare sul, sì, mare. Lei aveva detto che non esiste un bando, no, all'origine, no, per Europe Direct, no? C'erano delle credenziali ben precise che Trieste ha acquisito e ha consolidato negli anni, no? Quali sono? Le vogliamo ricordare per dare questo, per avere questa sicurezza, garanzia mai dal 99? Dal 99, sì, non abbiamo la garanzia di superare la selezione anche nel 2026. No, per dire, quali sono i requisiti in base alle virtù che Trieste ha esposto in quest'anno? Allora, intanto cambia ogni volta la selezione, sono delle call praticamente, a seconda di come politicamente vede la Commissione Europea la visione di un futuro, ovviamente cerca dei bravi comunicatori che possano gettare, diciamo, tutte le iniziative europee proprio su ogni piattaforma, sia virtuale sia fisica, perché ormai bisogna lavorare anche sul virtuale, no? E bisogna ricordarsi, è un doppio lavoro però. Quindi i requisiti sono di avere sicuramente
si può essere un'istituzione, ma anche un'associazione, un'organizzazione, però bisogna disporre prima di tutto di una grande capacità finanziaria alle spalle, perché loro non ti danno tutti i soldi, ma è un cofinanziamento, e quel cofinanziamento non basta nettamente mai a coprire le spese di tutto il lavoro che si fa in un anno, quindi è una cosa di aiuto, no? Ma Trieste ha voluto sempre avere una visione ampia. Proprio per la caratteristica che siamo così multiculturali, nel 1999, quando erano i primi anni di apertura dell'Europa, se vogliamo, no? Perché anche noi culturalmente non eravamo tanto pronti. Guadagna la ribalta, veramente. Sì. dicevo appunto, in quegli anni lì è stata veramente una grande scoperta per i triestini, direi, che però rimane sempre una scoperta. La cosa dolente è che il nostro ufficio, che è qui praticamente da 25 anni, molti non lo conoscono. Ecco, allora io volevo arrivare a questo. Bravo. L'ho detto stamane parlando del progetto della Medici, il tema della, al di là della formazione, che penso faccia parte del vostro protocollo, ma lo ripeto, anche dell'informazione, del divulgare, perché pochi sanno che siamo a pochi metri dall'ufficio in questi. Lo ricordiamo dov'è? Siamo in via Procureria 2A, esattamente dietro al municipio. Qua dietro, pochi metri. Quindi sì. Forse diciamo la voce comunicazione social, no, andrebbe incentivata, secondo voi? Beh, noi diamo tanta comunicazione social perché abbiamo il nostro sito, che è integrato in quello del comune ovviamente, abbiamo la nostra pagina Facebook, e ovviamente dobbiamo dare sempre tanta visibilità a qualsiasi cosa che facciamo, prima e dopo ogni evento, e anche a tutto quello che succede di europeo, ovviamente. Beh, abbiamo una dote in più quest'anno e si chiama Mare Nord-Est, no? E io cerco di interpretare sempre, anticipare magari il pensiero di Roberto Bolelli, per dire che Mare Nord-Est sarà a fianco anche di Europe Direct, no? Al di là delle missioni, assolutamente. Per dire. E noi siamo stati a fianco di Mare Nord-Est anche. Eccolo qua. È vero, Roberto? Allora, sì, volevo ringraziare Eva per il supporto che ci ha dato, e anche perché è stato grazie a lei che quest'anno Mare Nord-Est si è fregiato del fatto di essere un evento IMD. Perché alla fine dei giochi il fatto di avere questo riconoscimento della Commissione europea è stato appunto grazie al lavoro che ha fatto Eva. Quindi grazie tante a Eva e a tutti, ai ragazzi di tutti gli uffici. A dire il vero, avrebbe potuto essere presente qui qualche funzionario di Bruxelles o addirittura il capo della comunicazione, prossimo, però c'erano di mezzo le elezioni, ce quindi capite. Tutto lo Stato Maggiore di Europa. Adesso sarà tutto un cambio, no? Politicamente delle persone. Anno saremo in campo europeo. Abbiamo altre cose da vedere o facciamo il saluto? Sì, no? Devo chiudere? No, io ho tante robe da vedere, ma insomma. Avevo gli ingegneri che mi guardavano, dico, quando tocca a noi fai. Sì. 5 minuti prima avvisati, sì. Se no io vado avanti. Abbiamo 4 minuti, abbiamo ancora. 4 minuti? Ahia. Allora sarò velocissima, mi spiace perché sono cose anche carine, interessanti. Mi è piaciuta molto questa frase: siamo l'unico essere vivente in grado di garantire un futuro che mantenga il diritto a tutti gli esseri viventi di vivere in un ecosistema. È una frase che mi aveva colpito moltissimo quando sono stata a Genova per la formazione dei mari al Blue District. E quindi l'ho riportata, ma non è mia, lo dico subito. Ecco, Di chi è? Guidetti. No, non è di un poeta, però è di una persona che ama il mare. Ecco, ho messo qui così una piccola sintesi, ovviamente, degli obiettivi dell'Unione Europea, e chiediamoci che cosa possiamo fare noi. Lo sapete già benissimo, ma magari rinfrescare la memoria non guasta. Vado avanti perché potrei dilungarmi, ma è meglio di no. Come possiamo comunicare il mare, nel senso, come possiamo comunicare che è importante mantenere questa risorsa pulita, sana, a vantaggio della nostra salute di oggi e di domani, no? E anche a vantaggio comunque delle infrastrutture, a vantaggio di tutte le imprese che lavorano nel settore, no? È una campagna, per esempio il Mare in Bocca, che era nata nel 21, mi dispiace che non posso lanciare la campagna del 2024 perché è già finita e hanno già proclamato il vincitore. Hanno pensato di, sempre questa è la direzione generale degli affari marittimi e della pesca, cioè di Digimare di Bruxelles ovviamente,
Hanno pensato di lanciare questo contest su appunto le ricette che si possono inventare con i prodotti ittici, sostenibili ovviamente. Vediamo la prossima. Beach Clean Up, e qui vorrei sempre Mare Nord-Est. Noi abbiamo già fatto un evento quest'anno assieme appunto a Mare Nord-Est, che aveva già iniziato da molto tempo fa una collaborazione con i bambini della scuola materna del comune di Trieste, e continueremo su questo filone ovviamente, perché è molto importante partire subito dai primi anni di vita, diciamo. Volevo anticiparvi quello che invece lancerà sempre la DG Mare, Eroi del Mare. Quindi stanno cercando delle persone che possano raccontare dei fatti o delle imprese che hanno fatto a favore del mare. Non delle imprese forse più tanto sportive, nel senso sono arrivato primo, no, ma qualcosa di diciamo umanitario e sociale. Umanitario, sociale, esatto. E poi la campagna acquacultura, che a me interessa parecchio così a leggerla. A fine anno lanceremo una campagna in tutti gli stati membri per promuovere pratiche di acquacultura sostenibili. Bene. Andiamo subito ai risultati del 2023. La DG Mare ci ha comunicato che sono riusciti ad avere 555 eventi, rispetto al 2022 c'è stata una netta crescita, speriamo che lo sarà anche nel 2024 grazie al progetto di Un Mare di Centri di Europe Direct Italy, perché noi ci impegneremo moltissimo, ci crediamo, e come vedete sono state belle iniziative. Vado avanti. Siamo in tempo, quindi io avrei finito. Ho cercato di dare una visione generale senza andare troppo nei dettagli, ma tutti i siti li potete vedere tramite appunto le nostre indicazioni se venite nel nostro ufficio o se ci telefonate o se ci mandate una mail. Allora, prima di omaggiare Eva, perché lei ha un grande cuore, una grande passione, lo ha dimostrato anche oggi, io propongo di fare una tappa di Un Mare in Bocca il prossimo anno, perché sì, io quoto quel tipo di iniziativa. Io penso che qualcuno della commissione verrà il prossimo anno. Avere una certa attrattiva, grazie veramente. Ribadisco a nome degli organizzatori di Mare Nord-Est, questa è una vetrina che mi sarà sempre accanto, perché voi avete un certo fermento e quindi è giusto, grazie, propagandarlo perché lo avete dimostrato, e l'informazione non è mai abbastanza. Me lo dice uno che è un boomer, che non sa cosa sia il Facebook, però va anche con questi minuti, serve qualcosa per le grandi cose che fate. Eva Zucchero. Grazie, grazie. Omaggiata da Roberto Bolelli. Prima di dare il meritatissimo omaggio ad Eva, c'è da dire una cosa. Allora, Eva, oltre che essere una valente operatrice del comune di Trieste, non è mio cugino, lo dico subito, non pensiate. È la zia di Wolfgang Galletti, che per chi non lo sapesse è una persona che è subacqueo, professionista, che ci ha lasciato alcuni anni fa, per i quali è stata messa anche una targa qui sopra, come l'audace. Eva sta facendo una campagna importantissima per non dimenticare, ma soprattutto anche per trovare le vere cause di quello che è successo, e noi siamo al fianco di Eva in tutto e dappertutto, prima di tutto per Wolfgang e per non dimenticare nessuno di quelli che lavorano sott'acqua e che fondamentalmente grazie a loro ci danno tanto, perché se abbiamo energia, roba eccetera, lo abbiamo anche loro. Quindi è con grande solennità e con grande cuore che noi di Mare Nord-Est diamo un piccolissimo segno della nostra vicinanza ad Eva. Grazie. Io non sapevo niente di questo e non me l'aspettavo. Mi sarei preparata meglio, ma grazie mille, grazie, grazie. Grazie a tutti, veramente, grazie a tutti, grazie.